Prima di parlare di Lucilio dobbiamo introdurre il discorso sulla satira. Non dobbiamo infatti confondere la satira latina con la nostra satira, cioè quella critica arguta volta a mettere in ridicolo un personaggio o una situazione. La satira latina è invece un genere poetico, che può anche essere satirico nel senso moderno, e quindi può avere un carattere di critica morale e sociale, ma comprende svariate altre tematiche, che vanno dalle avventure erotiche, alle polemiche politiche e letterarie, alla vita quotidiana, eccetera. Quindi è un genere vario, e questa varietà è evidenziata dal nome satura, che viene da satur, pieno, ed è comunemente accostato alla lang satura, piatto pieno, il vassoio contenente le primizie dei campi e dell'orto che veniva offerto durante i riti agli dei. Piatto misto, come diremmo noi. Per capirci meglio, in questo genere si può parlare di temi diversi, in modi diversi, cioè in prima persona, in forma di dialogo, di epistola o di racconto, eccetera, e con linguaggi diversi, quindi anche con quello della vita quotidiana che raramente si trova in altri generi di poesia. Inizialmente era una poesia composta anche in metri diversi, ma poi con Lucilio è l'esametro che diviene il metro caratteristico della satira. Ultima cosa che dobbiamo ricordare è che la satira latina non va confusa con la satira menippea, che è un genere letterario greco che prende il nome da Menippo di Gadara, III secolo a.C. La satira latina è un genere di poesia, mentre la satira menippea mescolava prosa e versi. Quest'altro genere fu ripreso in letteratura latina da Varrone e Seneca. La satira è uno dei pochi generi originali latini, cioè che non trovano riscontro nella letteratura greca. Il poeta Orazio, vissuto nell'età augustea, ci dice che Lucilio è il fondatore del genere satirico. Però già Ennio aveva scritto una raccolta di sature, ed un'opera con lo stesso titolo è attribuita anche a Pacuvio. Un altro problema è che lo storico Livio, anche lui di età augustea, chiama satura una rudimentale forma di teatro dell'età preletteraria, ma essa non aveva probabilmente nulla a che fare con la satira poetica. Per quel che riguarda le sature di Ennio, ne sappiamo poco, ma sappiamo che erano composte in metri vari. Siccome anche Lucilio scrisse all'inizio in metri vari, e solo in un secondo momento preferì l'esametro, che poi, come abbiamo detto, divenne il metro usuale della satira, possiamo pensare che egli partì proprio guardando ad Ennio e poi sviluppò il genere in modo autonomo. Probabilmente derivò da Ennio anche alcuni degli argomenti trattati, cioè i temi della vita quotidiana, narrati in prima persona e descritti in termini realistici, aggiungendone altri ricavati dalla sua esperienza personale e dai suoi sentimenti. Probabilmente, per Orazio, Lucilio era il vero fondatore del genere per il suo tipico tono aggressivo e polemico, che divenne anche questa una caratteristica della satira. Orazio ci dice proprio che Lucilio mise alla gogna tutti i magnati e tutto il popolo di ogni tribù. Quindi probabilmente Orazio aveva in qualche modo ragione, giudicando Lucilio quale fondatore della satira latina. Vediamo adesso quello che sappiamo della vita di Gaio Lucilio. È nato in quella che era l'odierna Sessa Aurunca in Campania, attorno al 180 a.C. da una famiglia di ricchi proprietari terrieri e del ceto equestre. Fu amico e sostenitore di Scipione Emiliano. A partire dal 133 a.C. scrisse le satire o sature che dopo la morte vennero raccolte in 30 libri e tra poco ne parleremo meglio. Le sue parodie lo distanziano dalla letteratura di tipo ufficiale, preferì infatti una poesia individuale, libera e anticonformista, alla quale si dedicò senza dover rendere conto delle proprie scelte a patroni e protettori, grazie anche alla posizione sociale privilegiata di cui godette. Era libero e benestante. Proprio questa sua nascita lo destinava alla carriera politica e amministrativa, ma vi rinunciò per praticare quella poetica, così come scelse di non dedicarsi all'oratorio e all'analistica in prosa, che erano quelle attività intellettuali ritenute le sole adeguate al suo rango. Morì a Napoli nel 102 a.C. L'opera è andata perduta, ma ne rimangono moltissimi frammenti, grazie soprattutto alle citazioni che si trovano nei testi dei grammatici, quindi è possibile ricostruire con sufficiente approssimazione l'argomento della maggior parte dei libri. In realtà non è sicuro che Lucilio abbia chiamato la sua opera con il titolo di satire, perché nei frammenti che ci rimangono egli parla di poesie, scherzi, discorsi, ma non di satire. Tra l'altro, discorsi è il titolo che verrà ripreso da Orazio e Giovenale per le loro satire.
Il titolo satire probabilmente è stato dato dai grammatici che divisero l'opera in 30 libri, come abbiamo detto, dopo la morte di Lucilio, basandosi su un criterio di tipo metrico. Così facendo però si invertì l'ordine in cui le satire erano state composte, cioè quelle più antiche sono quelle in metri vari dei libri 26-30, che sono anche quelle caratterizzate da una maggiore vivacità e impulsività. Lucilio mise in parodia i generi letterari elevati, il loro linguaggio e le loro tematiche. Ad esempio, per ridicolizzare un avversario degli Scipioni, immagina un concilio degli dei, cioè la riunione in cui nei poemi epici gli dei stabiliscono il destino degli uomini, in cui le divinità decidono di far morire di indigestione il personaggio in questione. Per mettere in parodia questi generi, Lucilio riunì nella satira i vari spunti che poteva trovare in generi diversi della letteratura greca. Introdusse nella satira, come abbiamo detto, il tono aggressivo e polemico, volto a criticare e ridicolizzare personaggi e consuetudini dell'epoca, e mettendoli in ridicolo si richiamava al buon senso quotidiano. Criticava ad esempio i capi politici, i banchetti lussuosi, la smania di denaro degli uomini d'affari, eccetera. C'è anche la presenza del tema dell'amore, anche se non è il tema centrale come nella tradizione poetica successiva. In alcune satire Lucilio prendeva di mira le convenzioni matrimoniali. Il matrimonio era un'istituzione fondamentale della società romana tradizionale e raccontava in termini crudi le proprie esperienze d'amore. Quindi non l'amore indagato nella sua dimensione psicologica e sentimentale come faranno i poeti successivi come Catullo, ma erotismo privo di complicazioni, vicino in ambito latino alla scurrilità della commedia di Plauto. Per quel che riguarda la fortuna della sua opera, Lucilio ebbe una discreta popolarità, non solo in quanto, tra virgolette, fondatore del genere satirico, modello per l'evoluzione successiva del genere, ma anche per il suo valore poetico e artistico. Nel secondo secolo d.C. Lucilio venne preferito anche ad Orazio. La sua opera fu consultata fino al IV secolo, interessando i grammatici per la presenza di termini rari o arcaici. Con il passaggio dalla tarda antichità al Medioevo si perdono invece le tracce dell'opera di Lucilio. Per concludere e divertirci un po', vediamo qualche esempio di ciò che scriveva Lucilio. Qui prende in giro una seduttrice troppo attenta alla cura del corpo. Utilizza una serie di verbi collegati per asindeto, cioè accostati senza congiunzioni, e in più hanno la stessa terminazione in or, dunque c'è anche l'omoteleuto, e quindi c'è questo effetto di esasperazione comica nella descrizione. Questa è invece la descrizione del volto di un avversario. Qui Lucilio eredita da Plauto e dalla tradizione drammatica il gusto di generare il comico tramite strutture retoriche come l'allitterazione. In ultimo vediamo il frammento più lungo che possediamo, nel quale Lucilio dà delle definizioni di virtù, presentata sia da un punto di vista teorico, quindi la conoscenza del bene e del valore delle ricchezze, sia da un punto di vista pratico, come difesa di ciò che è giusto e tutela degli interessi della patria e della famiglia. Ecco quindi che nella critica di personaggi e situazioni inserisce anche considerazioni su ciò che dovremmo essere, su ciò che il buon senso dovrebbe portarci a fare. Anche per questa volta vi saluto e ci vediamo alla prossima.